Eccoci di nuovo in diretta dal Festival del Lavoro 2019, con noi Giorgia Meloni in questa prima giornata. Dopo l'ultima vittoria a Cagliari di Fratelli d'Italia, il suo partito si è dimostrato pronto per un governo sovranista. Ma qual è la proposta di Fratelli d'Italia per governare? Da quale punto di vista? Nel senso, la proposta di Fratelli d'Italia per governare è rimettere al centro dell'agenda politica la difesa dell'interesse nazionale italiano. Per noi l'Italia viene prima di tutto, significa difesa delle nostre aziende, del lavoro italiano, dei nostri confini, dei nostri prodotti, dei nostri marchi, delle nostre famiglie, della nostra identità. Il punto di riferimento di Fratelli d'Italia è la difesa dell'Italia, della patria in tutte le sue sfaccettature. Questo ovviamente si declina in mille temi, iniziative e proposte diverse, ma è sicuramente il nostro core business, è il fatto di essere sostanzialmente dei patrioti. Le semplificazioni fiscali sono un punto saldo del programma dei Fratelli d'Italia. Viste le contrastanti visioni all'interno della maggioranza sul tema della flat tax, cosa ne pensa Fratelli d'Italia in merito? Guardi, penso che se il governo ci avesse dato ragione, se avesse seguito le nostre proposte, oggi noi non staremmo assistendo a questo balletto francamente un po' fastidioso sul tema della flat tax. Noi abbiamo da tempo proposto una tassa piatta, perché poi siamo patrioti e quindi i nomi delle leggi in italiano, una tassa piatta sui redditi incrementali del 15%. Che significa? Significa su tutto quello che dichiaro in più rispetto all'anno precedente pago una tassa fissa del 15%. Questa proposta sarebbe stata immediatamente applicabile perché non ha bisogno di grandi coperture. Avrebbe consentito di fare emergere il sommerso, mentre l'iniziativa portata avanti dal governo, quella della cosiddetta flat tax sui fino a 65.000 euro, è un'iniziativa che favorisce, secondo me, il sommerso. Avrebbe consentito di valutare l'impatto della tassa piatta anche rispetto alla possibilità in un momento successivo di applicarla a tutti i redditi. Se fosse stato fatto quando l'abbiamo proposto l'anno scorso, adesso noi staremmo parlando di come funziona la flat tax e di come applicarla a tutti i redditi. Invece ci ritroviamo con proposte francamente un po' bizzarre, tipo quella della flat tax sui due scaglioni, che è, diciamo, una contraddizione in termini, è come dire il monopattino con due pattini. Se è una flat tax non ha gli scaglioni, cioè è abbastanza semplice. Però poi le valuteremo nel merito quando arriveranno. L'importante è che aver deciso di parlare del taglio delle tasse mi pare un importante cambio di passo rispetto a un governo che finora le tasse le ha fatte aumentare. Sono infatti diversi i fronti in cui la maggioranza di governo ha iniziato un po' a scricchiolare e sembra comunque ancora aperta un'ipotesi di elezioni anticipate a settembre. Ecco, in questo caso quali scenari secondo lei si potrebbero aprire nelle prossime ore, anche e soprattutto in vista della partita ancora aperta in Europa? Questo, guarda, è abbastanza difficile dirlo. Io francamente non ho le idee chiarissime su che cosa stia accadendo all'interno del governo e mi pare che ci sia molta confusione. In queste ore noi siamo lì in Parlamento, alla Camera dei Deputati, convocati ogni 3 ore per poi essere sconvocati e riconvocati perché c'è il tema del decreto crescita, sul quale adesso è stata apposta la questione di fiducia, e su cui il governo, la maggioranza, non riesce a mettersi d'accordo, per cui è molto difficile capire che cosa stia accadendo. E il problema è che l'Italia continua ad aspettare risposte che non arrivano. Per cui io so che il tema delle elezioni spaventa, ma a me spaventa molto di più immaginare un'Italia che vada avanti così il prossimo anno, che vada avanti così di fronte all'autunno, che affronti così una manovra economica. Per cui dico, fosse per me, io 100 volte preferirei perdere altri 2 mesi, tra l'altro in questo caso utilizzati d'estate, per andare alle elezioni a settembre, avere un governo forte con una maggioranza che a occhio, diciamo, oscillerebbe tra il 43 e il 50%, quindi solidissima per fare le scelte coraggiose di cui l'Italia ha bisogno. Non ho dubbi su questo, ma è una scelta che non dipende da me. Ringraziamo Giorgia Meloni. Grazie a voi.